C'è molta storia in questi luoghi, così tanta da far venire voglia di tornare indietro nel tempo, all'epoca in cui sono avvenuti grandi eventi storici e grandi tragedie come il massacro dei martiri di Otranto. Otranto è un posto molto bello che va visitato, non solo perché è storicamente rilevante, ma anche perché la sua atmosfera invoglia di inserirla tra le tappe del viaggio della vita. Siamo nel castello di Otranto, cornice speciale per una delle mostre più importanti ospitate dal comune di Otranto, ma da tutto il Salento. Icons di Steve McCurry, maestro della fotografia contemporanea, che non ha bisogno di presentazioni in quanto le sue opere sono diventate vere e proprie icone. Una bellissima mostra, sicuramente tra le migliori ospitate nel nostro castello in questi anni, che in qualche modo chiude un ciclo di vita del nostro castello, dell'offerta culturale del castello di Otranto e apre a nuove prospettive. D'altronde lo stesso maniero che ormai completato nel restauro si presta a diventare quel museo, quel luogo culturale stabile per la nostra città e per il territorio tutto. Quest'anno Steve McCurry con queste bellissime foto che sembrano veri e propri quadri, soprattutto questi personaggi di cui lui coglie in maniera unica e così eccezionale questi sguardi espressivi e poi i suoi paesaggi che sembrano irreali che invece ci raccontano di lontani luoghi del mondo.